Sindaco, giorno clou dell'estate con tanto impegno per un Ferragosto in sicurezza sulla Marina di Vecchiano, grazie alle istituzioni e al mondo del volontariato. Una grande affluenza ma anche un grande controllo, l'organizzazione viene da lontano, è consolidata. Abbiamo le istituzioni tutte presenti stamattina, sia le forze dell'ordine che la polizia municipale, ovviamente anche l'ente parco, ma non potevano mancare anche oramai il supporto importantissimo dell'associazione di volontariato. Sia il pronto soccorso sanitario ma anche il salvataggio in mare, effettivamente oramai senza di loro non possiamo fare, perché sono una realtà che oramai da tempo insiste sull'arenile vecchianese. Devo citare anche quest'anno il supporto che viene dato per i controlli anti-Covid, quindi per evitare gli assembramenti, anche qui le associazioni fanno la loro parte in prima persona, effettivamente i risultati si vedono. Come sta andando questa giornata di Ferragosto? Già stamattina, sin dalle prime ore del mattino, avevamo una grande affluenza. I parcheggi sul litorale vecchianese erano quasi completi, i controlli della Fisamo sono attenti, quindi c'è anche un parcheggio composto e pian piano vedo che la gente continua ad aumentare. Le strutture attrezzate hanno una buona affluenza, ma anche la spiaggia libera, la parte più bella dell'arenile vecchianese, è diciamo popolata ma con rispetto delle distanze. Si può dire che anche sulle spiagge libere come negli stabilimenti comunque il messaggio del distanziamento si sia trasformato nella maggior parte dei casi in realtà? Devo dire che c'è una comunicazione, c'è un'attenzione, c'è un controllo, però la preoccupazione c'è. Quello che abbiamo letto sui media, abbiamo ascoltato su tutte le testate, effettivamente ci fanno preoccupare questa curva che sembra di nuovo in aumento. La cosa più simpatica è, sentendo alla radio questo rischio che si dice che le scuole potrebbero anche non riaprire, io vi farei vedere la faccia delle mie figlie.